Oggi sono davvero molto. Oh no, oh no. Ciao a tutti, diavoletti. Oggi per me sarà una giornata molto pericolosa e sarà una giornata davvero molto spaventosa. E sapete perché? Sapete perché? Certo che non lo sapete, perché io stanotte non ho dormito accanto ad Anto. Eh no, conoscete tutti Anto, vero? Eh sì, proprio lui. Io stanotte non ho dormito accanto ad Anto e questa cosa mi spaventa davvero tantissimo, ma avevo fin troppo sonno, quindi ho dovuto dormire. Ma guardate, questo non è proprio Anto, perché Anto non ha questi denti. Questi denti sono davvero molto spaventosi e sapete di chi sono questi denti? Anto è diventato un vampiro e guardate, dorme proprio in modo strano. Questa posizione è davvero molto strana e mi spaventa tantissimo. Ma c'è un piccolo dettaglio che ancora non conoscete. Ok, Vinci, calmati. Allora, il piccolo dettaglio è che Anto vampiro è un tantino pericoloso e potrebbe mordermi. E sapete cosa succede se un vampiro morde un essere umano? Diventa anche l'essere umano un vampiro, semplice. Quindi, Anto, se mi mordesse, io diventerei un vampiro e non posso permetterlo. Quindi, Anto, non svegliarti. Qualsiasi cosa tu stia sognando, continua a sognare. È davvero molto bello dormire. Non c'è bisogno di svegliarsi. Non svegliarti. Diavoletti, dobbiamo sperare che Anto non si svegli. Ok, Vinci, calmati. Per chi non voglia diventare un vampiro, io non voglio quei denti giganti, aguzzi. Ma poi i vampiri sono davvero molto pericolosi. Si sta svegliando? Oh no. Oh no. Anto, continua a dormire. Dai, che è molto tardi. È notte fonda. Hai bisogno molto di dormire. Ninna nanna ninna. Ok, non so quanto potrebbe funzionare questa cosa. Anto, continua a dormire. Hai molto sonno. Sei molto stanco. Buonanotte, Anto. Ok, ma questo non va per niente bene. Dobbiamo attuare un piano per non lasciare che Anto si svegli. Perché io non voglio diventare un vampiro, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Mi serve un piano, mi serve un piano. Dove posso trovare qualcosa? Ah! Adesso sì che la situazione si fa molto interessante. Cosa c'è scritto qui? I vampiri non possono stare alla luce del sole. Possono uscire solo di notte. Non devi stare alla luce del sole o ti brucerai. Questo indizio è davvero molto interessante perché sapete adesso cosa farò? Certo che l'avete capito. Alzeremo queste tende. Così lasceremo che la luce entri. Bel piano. Ok, ma poi cosa dice? Ok, non devi stare alla luce del sole o ti brucerai. Io ho aperto tutte le finestre possibili, quindi adesso la luce in casa nostra c'è. E questa luce darà molto fastidio ad Anto, quindi non si potrà avvicinare in cucina e qui non potrà mordermi. Ok, abbiamo aperto tutte le tende poi. Se hai del laglio in casa devi buttarlo, perché il laglio fa male ai vampiri. Grazie mille, Foglio. E adesso io metterò del laglio così che Anto vampiro si indebolirà e non sarà in grado di mordermi perché sarà troppo debole per mordermi. Adesso andiamo a mettere il laglio per tutta la casa. Ok, adesso mettiamo il laglio per tutta la casa, ma voi fatemi compagnia perché Anto potrebbe svegliarsi da un momento all'altro. Ok, mi sto avvicinando ad Anto vampiro, non perché io voglia svegliarlo, attenzione, ma perché voglio mettere il primo aglio qui, così sentirà l'aglio e gli darà già fastidio, quindi non sarà in grado di mordermi, capite? Ok, proprio qui, accanto ad Anto vampiro. Scusami, Anto, ma non sei tu? Non sei più tu ormai? Sei diventato un vampiro e i tuoi denti fanno davvero paura. Ed è per questo che ho messo proprio un aglio vicino a te. Ecco, proprio qui. Qui ho messo l'aglio per tutta la casa. Non so se ve ne siete accorti, ma guardate, guardate, guardate cosa ho fatto. Una barriera intorno ad Anto, vampiro. Così quando si sveglierà. Oh no, Anto, dormi. È molto tardi. Hai bisogno di dormire? Oh no, guardate quei denti, fanno davvero paura. Ok, adesso mi siedo qui proprio accanto ad Anto vampiro. E sapete perché? Perché questa è la mia parte, guardate, e dalla sua parte c'è dell'aglio, quindi Anto vampiro quando si sveglierà non potrà avvicinarsi a me. L'aglio gli darà tanto fastidio. Cosa? Ma chi è quella persona che mi sta fì? Vuoi far tornare un umano Anto vampiro? Rispondi sì o no? Ma certo che sì. Che devo fare? Devo cliccare sì. Ok, quella persona mi sta continuando a fissare. Se
Se vuoi far tornare un umano Anto vampiro, devi vincere prima delle sfide. Le sfide iniziano ora. Perché lì ci sono delle fiamme? Ah no, questa cosa mi spaventa davvero. Prima sfida. Se perdi, non salverai Anto vampiro. Questa è la prima sfida. E se perdo, non salverò Anto vampiro. Oh no, guardate gli occhi. Scegli la lettera con dentro la scritta hai vinto. A o B? Non so quale scegliere. Ma non si tratta di un gioco. Questa è una questione molto importante, perché se io non vincessi queste sfide, Anto resterebbe un vampiro per sempre. Ho fatto la mia scelta e adesso vi spiego anche il perché. Di sicuro sceglierò la lettera A, perché A di Anto. Ok, quindi con la B non mi viene niente, ma la lettera A è l'iniziale del nome Anto. Ok, scelgo la lettera A. Di sicuro sarà quella giusta, secondo me. Oh, hai vinto? Ho scelto la lettera con dentro la scritta hai vinto. Guardate, questa lettera si è aperta. C'è scritto hai vinto? Proprio? Come diceva la sfida? Quindi ho vinto questa sfida? Oh sì, ho vinto la sfida, che bello! Complimenti, hai vinto la prima sfida. Adesso la seconda è difficilissima. I vampiri mordono gli umani. Controlliamo Anto. Che sollievo. Sta ancora dormendo. Ok. Dai, dai, TV, sbrigati, perché mi serve un metodo per fargli diventare Anto un umano. Riesci a trovare il cuore nascosto in questa foto? È impossibile? Eh sì, lo vedo che è impossibile. In questa foto non ci sono cuori. C'è un cuore da qualche parte qui? Io non vedo assolutamente nessun cuore, vedo solo fenicotteri. Non ci sono cuori? Ok, io non vedo nessun cuore qui. E sto iniziando a piangere, perché se non vincessi questa sfida, Anto resterebbe un vampiro per sempre. E questo non può accadere, quindi io adesso devo trovare il cuore. Ah no? Diavoletti? Anto vampiro sta iniziando a muoversi. La situazione? Ah no? Continua a dormire. Ci sono quasi. Sto per trovare il metodo. Ah no? Questo non va per niente bene. Trattini il tuo stomaco. Per quando sarai inumano, ovviamente. Ok, diavoletti. Ho notato le code di tutti i fenicotteri in questa foto. E in particolare ho notato la coda di questo fenicottero. Questa coda? Questa sembra proprio un cuore. Ok, ho vinto. Ho vinto questa sfida. Ho trovato il cuore. Il cuore era proprio la coda del fenicottero, perché la coda di questo fenicottero era molto diversa dalle altre. E ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ok, andiamo avanti. Ora stai per fare l'ultima sfida. Se perdi, Anto sarà per sempre un vampiro. Ah no, ma certo che non perderò l'ultima sfida. Ok, qual è la pozione giusta? A, B o C? Queste pozioni sono molto diverse tra di loro. C'è questa verde con una chiave a teschio qui, poi c'è questa viola che è molto sospetta e quella rossa. Adesso ci devo pensare. La lettera A? No, perché già prima ho scelto la lettera A. La lettera B? La pozione viola? È molto sospetta, ma secondo me non è quella giusta. E la lettera C? È una semplice pozione rossa. Chissà quale sarà la pozione giusta. Ma io devo scegliere assolutamente la pozione giusta. Ho fame. Ok, Anto sta per svegliarsi e adesso devo assolutamente vincere l'ultima sfida. Credo di aver fatto la mia scelta e adesso vi spiego anche il perché. La pozione giusta è la lettera C, perché è di colore rosso e il rosso è il colore preferito dei vampiri, quindi la lettera C è quella giusta. Clicco questa. Cosa? Si è aperta, ma hai vinto? Ho vinto! Ho scelto la pozione giusta? Eh sì, perché è proprio il colore preferito dei vampiri, quindi adesso cosa? Ora ti diamo un segreto. Se colpisci un vampiro con questo scettro, il vampiro torna un umano? Oh sì? E io adesso devo assolutamente colpire Anto vampiro con questo scettro. Ok, ho assolutamente bisogno di questo scettro, ma lo prendo dalla TV in questo modo. È lo scettro? Adesso Anto diventerai un umano, come sempre. Tranquillo, non avrai più questi denti orribili. Vinci, avvicinati, ho tanta fame. Cosa, ti ricordi di me? Sì, vieni. Ti do qualcosa da mangiare?
Sì, dammi qualcosa da mangiare, vieni. Ok, preferisci un panino? Devo venire da te? Sì, vieni. Ok, Anto, ma perché? Anch'io? Ah, che odore che c'è qui. Anto, cos'hai fatto? Che buono, ti ho morso. Quindi adesso ti trasformerai in un vampiro, proprio come me. Aia, il mio collo. Mi fa tanto male il collo. Se il vampiro ti ha morso, adesso ti trasformerai in un vampiro. Ora ti farà tanto male la bocca. In effetti, ti stanno per spuntare i denti da vampiro. Ah, no, ah, la bocca mi fa tanto male. Ha proprio ragione. Mi fanno tanto male i denti. E la bocca? La trasformazione sarà dolorosa. Oh no, oh no, buona fortuna. Diavoletti, sono Anto Vampiro. Ciao. Eh sì, non sono più me stesso, sono diventato un po' cattivo. E adesso ho morso Vinci. E sapete cosa succede quando un vampiro morde un essere umano? L'essere umano diventa un vampiro. E adesso Vinci diventerà proprio un vampiro, proprio come me. Ed entrambi saremo vampiri, tutti e due. Andremo a mordere le persone per strada. Oh no, questo non si fa. Questo non si fa. Stupido Anto, perché hai detto questo? Ok, diavoletti, non vedo l'ora che Vinci si trasforma in un vampiro. Chissà cosa succederà. E voi siete in ansia? Io sono in ansia di vedere Vinci vampiro. Si sta trasformando. Si sta trasformando. È solo questione di minuti. Ma che ne dite se mordo anche il nostro cagnolino? Così il nostro cagnolino diventa un vampiro. Questa è un'ottima idea, vero? Hop, hop. Mi senti? Sono io, Anto, ma sono un vampiro. Ti devo mordere, sì o no? Al cagnolino lasciamolo stare. Vinci si sta trasformando.